Sala dei Fauni, un ambiente di respiro arcadico, un ambiente dove il fregio racconta le immagini di viaggio, le visioni, le vedute tra 6 e 700 che raccontano di viaggi immaginari. E proprio in questo ambiente così raffinato, sofisticato, troviamo un corpus importante di vedute. E vedute che raccontano un momento di storia particolare per la cultura europea. È il momento dei grandi viaggi, delle grandi scoperte conoscitive che partono questi viaggiatori da diversi luoghi europei per giungere in Italia, per scoprire gli aspetti della sua letteratura, i suoi luoghi, le sue memorie, e poi tornano nei loro luoghi d'origine carichi di impressioni. Impressioni diventano dipinti, diventano memorie dipinte, sono le vedute che noi vediamo in questo ambiente. E allora, accanto ad un Albotto, vicino ad un Marieschi, e non lontano da Luca Carlevaris o da un giovane Canaletto, vediamo anche una grande veduta di Francesco Guardi. Un artista per alcuni aspetti eccentrico, che ci presenta la sua visione di Venezia. La sua veduta è diversa, è una veduta sghemba, una veduta che sostituisce la prospettiva ordinaria con un qualcosa di diverso, che è anamorfosi, quindi una distorsione che ci permette di entrare in questo quadro, in questa visione così personale della Piazza di San Marco, con un orizzonte allargato di fronte a noi, un campanile che diventa particolarmente alto e prolungato, e soprattutto la chiesa di San Gemignano, che oggigiorno non c'è più. Uno sguardo che diventa emozione e che ci racconta una città che abita solo nello sguardo e nei sogni del pittore.